Siamo felici di vedervi su un'altra storia sconvolgente. Buona visione! È stato il primo giorno in cui Mary ha deciso di vivere la vita al massimo. Quando è troppo è troppo. Sono una donna, ho solo 35 anni e ho diritto alla felicità. Pensò mentre apriva il sito web dell'agenzia di viaggi sul suo computer. Per la prima volta in 3 anni decise di rilassarsi e di portare suo figlio in qualche paese caldo per una settimana. Le immagini colorate dei viaggi le balenarono davanti agli occhi. Non riuscì a decidere per molto tempo. Voleva tutto in una volta. Sfogliò infinite offerte all inclusive in Turchia, in Egitto e in altri paesi visitati dai turisti russi. Mary scelse la località di Sochi. Ci era andata spesso da studentessa, prima con le amiche e poi in famiglia con il figlio Jack e il marito. Harry conobbe Mary quando aveva solo 25 anni. Signorile, ricca, bella, giovane, con un neo sul mento. La ragazza perse immediatamente il controllo di sé e decise di legare la sua vita a quest'uomo. All'inizio era tutto come nei romanzi economici, viaggi, fiori, felicità infinita, un figlio. Ma un anno dopo la nascita di Jack, le cose cominciarono lentamente a cambiare. Harry smise di tornare a casa dal lavoro in orario. Rimaneva lì fino a mezzanotte, i viaggi di lavoro del marito si trasformarono in viaggi mensili. Di solito in qualche paese del sud Mary rifiutò risolutamente l'idea di un amante. Ma Harry continuava a darle sempre più ragioni. Le conversazioni non andavano da nessuna parte. Il marito negava tutto. Nonostante ciò, Mary continuò ad amarlo. Chiese a Harry di essere a casa più spesso, anche solo per il bene di Jack. Ma anche il marito non prestava molta attenzione al figlio. Si limitava a dare dei soldi a Mary e a sparire. Una notte scomparve di nuovo. Ma questa volta per sempre. Quasi ogni giorno Mary ripensava a quel giorno fatidico. Rivide ogni minuto nella sua mente e pianse per la prima volta. Poi non ebbe più la forza di piangere. Riusciva a malapena a trattenersi dal mostrare la sua disperazione e la sua tristezza a Jack, per il quale il papà era ancora in viaggio di lavoro. Ieri Mary era decisa a rivivere per l'ultima volta questo scenario nella sua testa. Quella sera di febbraio, per il terzo giorno consecutivo, Mary camminava per l'appartamento con il telefono in mano. Harry era partito per un viaggio di lavoro in Siberia e sarebbe dovuto tornare 3 giorni fa. Il suo telefono era irraggiungibile e lui non rispondeva ai messaggi. «Mamma, perché sei così triste?» le chiese Jack, suo figlio di 5 anni. «Non sono triste. Perché sei ancora sveglio?» Il bambino sospirò, si girò e si allontanò verso il suo letto. Jack non aveva idea che fosse successo qualcosa a papà. Harry aveva avuto pochissimi contatti con lui e negli ultimi 6 mesi non era mai stato nella sua stanza. Quindi l'assenza del ragazzo non aveva fatto alcuna differenza nella sua normale vita infantile. Mary chiamò lo studio in cui il marito lavorava come socio dirigente. Harry disse che stavano aprendo un nuovo stabilimento di produzione in Siberia, e che quindi doveva recarsi lì in aereo. La ragazza riuscì a mettersi in contatto con il direttore generale dell'azienda. «Ciao, Thomas!» parlò entusiasta. Era stata più volte in azienda e conosceva l'amministratore delegato. «Vorrei informarmi sul viaggio di lavoro di mio marito. Lei non sa come sta andando. Vede, non sono riuscita a contattare Harry. Avrebbe dovuto essere a casa 3 giorni fa. Quale viaggio di lavoro?» Il direttore è rimasto sorpreso. «Mary, di cosa stai parlando?» «Con me!» La donna fece quasi cadere il ricevitore. «Non state aprendo una nuova fabbrica a Irkutsk?» «Non abbiamo fabbriche a Irkutsk e non ci sono progetti. E Harry mi ha avvertito che si prenderà 2 settimane di ferie nel suo tempo libero.» «Mary, non so proprio di cosa tu stia parlando.» «Vacanze!» «Grazie», sussurrò Mary, e lasciò cadere il numero. Si sedette lentamente sul divano e si coprì il viso con le mani. Questa volta le bugie di Harry avevano superato ogni limite ragionevole. Mentre prima aveva almeno cercato di coprirsi con delle scuse, ora suo marito aveva semplicemente deciso di non tornare a casa, spegnendo il telefono.
non era dignitoso andare oltre. Certo, avrebbe dovuto andarsene prima, al primo accenno di amante. Ma per il bene di Jack, Mary rimase con Harry. Un marito poteva garantire a un figlio una vita confortevole, un'istruzione e dei viaggi. Ma lasciando Harry, Mary avrebbe dovuto crescere il bambino e lavorare allo stesso tempo. Non si sapeva quanto sarebbe sopravvissuta, né come sarebbe stato Jack. Ma, naturalmente, questo non era l'unico motivo per cui Mary si rifiutava di lasciare il marito. Continuava ad amarlo nonostante il comportamento ripugnante di Harry. Ma ora aveva bisogno di rompere con se stessa. Basta con le umiliazioni. Molte donne si allontanano e riescono a crescere anche pochi figli. E con Jack, Mary poteva certamente farcela. Questi pensieri furono interrotti da una telefonata. Era Thomas che richiamava per qualche motivo. Mary, sono ancora io. Comunque, ho ricevuto una telefonata. Sì, Harry è davvero in Siberia, non in fabbrica. Il direttore parlò in modo rapido e incerto. Credo sia meglio non parlarne al telefono. Potrei venire da lei adesso? Mary accettò. Si pulì rapidamente come meglio poteva e aspettò Thomas. L'ufficio di Harry era a 10 minuti di macchina, quindi il campanello suonò poco dopo. Dopo aver salutato, il direttore entrò nell'appartamento. Lui e Mary si sedettero sul divano e rimasero in silenzio per circa 15 secondi. Era come se il regista non trovasse le parole, non sapesse da dove cominciare. Mary esordì con un pesante sospiro. Comunque, Harry è andato a Irkutsk, nel Baikal, per andare in motoslitta sul ghiaccio. Ci vanno spesso. Harry e i suoi amici. Spesso. Mary non smetteva mai di sorprendersi per le nuove scoperte sulla vita privata del marito. Sì, ma non si tratta affatto di questo. Un collega è venuto nel mio ufficio subito dopo la sua chiamata e mi ha dato alcune informazioni da Irkutsk. C'è stato un leggero riscaldamento lì. Le motoslitte, ovviamente, sono vietate in queste condizioni. Ma cosa? Già si parlava, Mary non riusciva a sopportarlo. Ma Harry decise di scendere sul ghiaccio e non ci riuscì. Com'è possibile? La donna impallidì. Mary, stai bene? Dobbiamo chiamare un'ambulanza? Chiese Thomas spaventato. Non lo faccia. È morto. Il fatto è che non è successo sul lago, ma sul fiume vicino. C'era una forte corrente sotterranea, quindi il corpo di Harry non è ancora stato trovato. Ma i soccorritori dicono che non c'è alcuna possibilità che Harry venga ritrovato vivo. Mary è stata colpita alla testa con un martello. 15 minuti fa stava maledicendo Harry. Decisa ad allontanarsi da lui. E ora scopriva che era morto. Mary fissò il vuoto. Le immagini delle loro vite le balenarono davanti come vecchi film muti. Thomas andò in cucina e portò alla donna un bicchiere d'acqua. Ma te lo prometto, rassicurò il direttore. Lo studio ti aiuterà con l'eredità e con tutte le questioni legali. Ma come potrebbe essere, se Harry non fosse mai stato trovato? E se fosse ancora vivo? Succede. Una persona può essere dichiarata morta senza che venga ritrovato il corpo. Capisco la sua riluttanza ad accettare questa perdita. Ma mi è stato assicurato che non c'era alcuna possibilità di salvare Harry. Mi dispiace. Mary non stava più ascoltando quello che Thomas le stava dicendo. Le lacrime le scendevano dagli occhi. Non sapeva come continuare a vivere. Dopo essersi ricomposta un po', salutò il preside e si sedette in cucina. Madre, perché stai piangendo? Mary non si accorse che Jack era entrato in cucina. Cosa stai facendo? Non sto piangendo, mi lacrimano solo gli occhi. Cosa ci fai di nuovo in piedi? Ti ho sentito parlare con uno zio. È lo zio del lavoro di papà. Dov'è papà? Papà, Mary era silenziosa. Non sapeva cosa dire. Non voleva dire al suo bambino di 5 anni che suo padre era morto. Né voleva dirgli che era andato in cielo. Così Mary decise di aspettare, almeno per
Un po' che Jack chiedesse di nuovo di papà. E papà è di nuovo in viaggio, come sempre. Solo che questa volta lo è. Si ferma più a lungo. Cosa ci fa lì? Jack aveva quell'età in cui i bambini fanno infinite domande. E ora quelle domande erano particolarmente difficili da rispondere per Mary. È impegnato nella scoperta di nuovi mondi, nell'esplorazione di montagne, laghi, mari. In generale, lavora e viaggia. Anch'io voglio scoprire nuovi mondi. Quando sarai grande, scoprirai tutto quello che vuoi. Ora devi andare a dormire. Si sa che l'uomo cresce di più nel sonno. Quindi prima vai a letto, più velocemente crescerai. Forza, vai a letto. Il ragazzo si avviò verso la porta, ma improvvisamente si fermò, si voltò e fece una domanda che non aveva mai fatto a Harry in tutti i suoi viaggi. Quando torna papà? Non lo so, Mary riuscì a stento a trattenersi dal piangere davanti al bambino. Non per molto tempo. Ha un viaggio difficile e lungo. Sta affrontando compiti difficili, aprire un nuovo mondo in una settimana non è sufficiente, sai. Jack annuì e si ritirò nella sua stanza. Per la prima volta dopo anni, Mary fu persino un po' sollevata dal fatto che il marito non avesse quasi mai prestato attenzione al bambino. Non riusciva a immaginare come avrebbe spiegato a Jack quello che era successo se Harry fosse stato un padre attento e affettuoso. E ora c'era la possibilità che il bambino si dimenticasse del tutto di suo padre dopo un po' e non chiedesse nemmeno. Naturalmente, negli anni a venire, quando Jack sarebbe stato un adolescente, avrebbe dovuto raccontare tutta la verità. Ma sarebbe stato dopo. Per il momento, la priorità di Mary era quella di proteggere il più possibile la psiche del ragazzo e di non caricarlo di notizie sconvolgenti. Ma come essere se stessa? Gli imbrogli della seconda vita di Harry e le altre diavolerie non rendevano più facile la preoccupazione per la sua morte. Mary si era già resa conto di amare suo marito. Ma ora lo sentiva in modo particolarmente acuto. Era psicologicamente in trappola. Se all'epoca, quando era decisa a lasciare il marito, Mary era riuscita ad addormentare i suoi sentimenti e il suo affetto per lui con la rabbia e il risentimento, ora non poteva più farlo. Non poteva essere risentita e arrabbiata con l'uomo che l'aveva lasciata. Era come se la sua infedeltà fosse stata cancellata dalla sua memoria. Ricordava solo i momenti positivi della loro relazione. La maggior parte dei momenti felici erano stati all'inizio del loro cammino insieme. E il ricordo era proprio di quei momenti. Ora Mary è arrivata a un punto morto. Andò in camera e tirò fuori dallo scaffale un album di famiglia. Sfogliò alcune pagine. Mary vide una foto di lei e Harry seduti su una motoslitta da qualche parte nel Caucaso. A quei tempi, suo marito la portava con sé in tutti i suoi viaggi e spostamenti di lavoro, compresi quelli in motoslitta. Era un professionista. Riusciva a guidare una motoslitta a occhi chiusi, ricorda Mary, asciugandosi le lacrime. Come mai aveva permesso che si verificasse una situazione così terribile? Non era da lui. No, non lo era. Dobbiamo aspettare che trovino il corpo. Non posso crederci. La donna sbatté l'album. Riuscì a tornare in sé per qualche minuto, a calmarsi un po'. Mentre sentiva di nuovo un'incredibile amarezza. Mary riuscì a trattenere le sue crisi isteriche solo pensando alla calma del figlio. Voleva correre da qualche parte, chiamare, gridare, dare l'allarme, chiedere che le ricerche di suo marito continuassero. Pensò di comporre di nuovo il numero di Thomas, ma si fermò in tempo. A cosa sarebbe servito ora? Non ci sarebbe stato modo di influenzare le ricerche di Mary. Convincere qualcuno che suo marito non poteva essere morto in modo così assurdo. Perché era bravo a guidare una motoslitta era sciocco. Si ricompose e si sedette sul divano. Mary si alzò a sedere e non riuscì più a pensare a nulla. Voleva riaddormentarsi e svegliarsi come al solito. Guardando il marito che si affrettava a lavorare, che l'avrebbe lasciata in silenzio e sarebbe sparito di nuovo per qualche giorno. Mary prese un po' di valeriana e si sdraiò. Si rigira e si rigira, senza riuscire a dormire. Mary ripeteva mentalmente a se stessa.
Spera e aspetta, spera e aspetta. Non voleva lasciare andare suo marito. O meglio, Mary era pronta a lasciarlo andare dalla sua famiglia, ma non poteva assolutamente lasciare andare Harry dalla sua vita. La valeriana cominciò a fare effetto e Mary riuscì a dormire. Ogni giorno che passava, la speranza e l'attesa suonavano sempre meno frequenti nella sua mente. Harry fu dichiarato ufficialmente morto, anche se non fu mai ritrovato il corpo. Thomas aveva mantenuto la sua promessa. Aveva aiutato a organizzare l'eredità, l'aveva sostenuta finanziariamente. Le aveva procurato un lavoro di telelavoro presso lo studio. Mary era riuscita a conciliare la crescita di un figlio con il guadagno di una vita. Ma non riusciva a staccarsi dal marito. 3 anni di lutto virtuale. Mary si negò vacanze e divertimenti e sorrise solo a suo figlio. Lui rimaneva l'unico significato della sua vita. Così passarono 3 anni. Una ragazza amichevole sorrideva sulla pagina del sito web e teneva i biglietti in una mano e un cartello nell'altra. Una felice vacanza per tutta la famiglia. Mary sospirò pesantemente e premette il pulsante di acquisto. «Jack», disse Mary a voce alta dopo l'acquisto. «Tra una settimana voleremo a Sochi per una vacanza». Per 7 giorni aveva fatto i bagagli per il viaggio con suo figlio. E le valigie non erano tanto nel senso delle cose, quanto nel senso dell'accettazione psicologica della sua nuova vita, della sua nuova immagine, non un'immagine di vedova rassicurante, che il marito aveva prima ingannato per anni e poi era morto in un incidente. Ma una donna che vive una vita piena. Il tempo volò molto velocemente e Maria non si accorse nemmeno di come passava la settimana. Era ora di andare all'aeroporto. Una volta arrivati, lei e Jack si sedettero nella sala d'attesa. L'ultima volta che Mary era stata all'aeroporto con Harry era stato 5 anni fa, quando avevano mandato il figlio a casa della nonna. Avevano deciso di prendersi una settimana di riposo in Turchia. I ricordi riaffiorarono in Mary, ma riuscì a scacciarli. Mary prese la mano di Jack e, in mezzo a un flusso infinito di persone, si diresse verso l'area delle partenze. C'era meno gente vicino al gate e lei e suo figlio si sedettero appena fuori dal loro ingresso. Mary guardò i suoi compagni, anche loro in attesa del volo per Sochi. La maggior parte delle persone era di umore allegro. La maggior parte di loro stava probabilmente andando in vacanza. Un gruppo di giovani rideva guardando un video su internet. 2 donne anziane sfogliavano i giornali che di solito si trovano sui banconi degli aeroporti. Qualche fila più in là sedevano un paio di ragazze, una bionda tinta sui 20 anni e un uomo con un cappello largo e gli occhiali. Era difficile stabilire l'età dell'uomo perché era seduto con il compagno girato e la testa leggermente china. Così il suo volto era completamente oscurato dal cappello. Le stava raccontando qualcosa che lo appassionava, ma lei non sembrava interessata. Era assorta nel suo telefono e non reagiva alle sue parole. Mary non continuò a guardare la affascinante relazione tra l'uomo col cappello e la sua compagna e rivolse la sua attenzione al telefono. 15 minuti dopo l'annunciatore annunciò l'imbarco. Mary e Jack raggiunsero i loro posti. Il ragazzo si sedette vicino al finestrino e la madre accanto a lui. «Jack, questo è il tuo primo volo consapevole», disse con gioia la madre al figlio. L'ultima volta che lei e suo figlio avevano volato insieme in aereo era stato quando lui aveva meno di 2 anni. «È così bello, mamma, come è bello volare con te. Probabilmente non ricordi l'ultima volta che hai volato?» chiese Mary. E si rese conto con orrore che non avrebbe dovuto fare quella domanda. Il ragazzo guardò pensieroso fuori dall'oblò. «No, non ricordo proprio nulla». Mary tirò un sospiro di sollievo. Temeva che la memoria di Jack potesse essere infestata da immagini associate al padre. Negli ultimi 3 anni il ragazzo non si era quasi mai ricordato di suo padre. All'inizio chiedeva solo dei suoi viaggi. Per esplorare nuovi mondi. Mary inventava storie man mano, storie di gruppi di papà bloccati a causa del tempo inclemente, di incontri con persone insolite e di tante altre favolose sciocchezze. Jack stava crescendo e le domande su papà erano sempre meno. Nell'ultimo anno e mezzo non gli aveva fatto nemmeno una domanda. Ma Mary era sempre preoccupata.
i suoi compagni di classe avrebbero potuto dire qualcosa sui loro papà che avrebbe potuto indurre Jack a fare altre domande su suo padre. Ma per fortuna di Mary, questo non accadeva. Forse perché conosceva le madri degli amici di Jack e quelle madri, sapendo della situazione di Mary, chiedevano ai loro figli di non parlare di papà con Jack. O forse era solo fortunata. Ma si rendeva conto che nei prossimi anni avrebbe comunque dovuto fare un discorso serio con suo figlio. Mary aveva persino chiesto il parere di uno psicologo. Qual era il modo migliore per farlo? Le erano state consigliate diverse tecniche psicologiche. Ma non riusciva a trovarne una adatta a lei. «Mamma, guarda, siamo sopra le nuvole!» Il bambino si meravigliò del volo. Mary guardò suo figlio e ricordò il suo volo con Harry e Jack. Il bambino era seduto tra le braccia di Harry e guardava con calma fuori dal finestrino. Gli altri bambini gridavano a tutta la cabina, ma Jack era seduto tranquillamente tra le braccia del padre. Mary li osservava e non riusciva a entusiasmarsi per un simile idillio familiare. Non poteva immaginare che quel volo di famiglia con suo figlio sarebbe stato l'ultimo. Un anno e mezzo dopo, anche lei e Harry andarono in vacanza, ma senza Jack. I primi malintesi e sospetti erano già iniziati nella relazione tra Mary e Harry. Lo scopo della vacanza era quello di avvicinarsi, ma non funzionò. Al contrario. Dopo la vacanza, la relazione entrò in una spirale negativa. Mary chiamò una hostess e chiese dell'acqua. Non voleva rivivere il ricordo del marito. Ma la memoria le giocava brutti scherzi. Maria ricominciò a preoccuparsi. Era persino risentita con se stessa per aver interrotto la sua decisione di iniziare una nuova vita. Ma non c'è problema. Bisognava riprovare. Mary beve un po' d'acqua, chiuse gli occhi e cercò di dormire. Mamma, devo andare in bagno. Mio figlio ha svegliato la mamma. Lascia che ti accompagni al bagno. Beh, mamma, sono abbastanza grande per trovare il bagno su un aereo. Ho già 8 anni. E poi mia zia me l'ha mostrato prima del volo, se c'è qualcosa da fare lo chiedo a lei. Che ragazzo intelligente che sei! Disse Mary e fece entrare il figlio nel corridoio. Seguì Jack con lo sguardo. Il ragazzo si diresse con sicurezza verso la parte anteriore dell'aereo, dove una hostess lo accolse e gli indicò la toilette. Mary, assicurandosi che il figlio arrivasse dove doveva andare, guardò fuori dal finestrino. L'aereo aveva raggiunto la giusta altitudine da tempo e stava volando senza problemi. Ma dopo un minuto risuonò una voce: «Signore e signori, è il capitano che vi parla. Ci stiamo avvicinando a una zona di turbolenza e l'aereo potrebbe subire un leggero scossone. Vi preghiamo di mantenere la calma. La situazione è normale. Sarà tutto finito in un minuto». Il pilota non ebbe il tempo di finire. L'aereo ha tremato prima che potesse parlare. «Jack Boy!» Mary pensò a suo figlio. «Avrà paura là fuori». La madre si alzò dal suo posto e volle dirigersi verso il bagno. Ma una voce di donna giunse alle sue spalle. «Signorina, per favore si sieda al suo posto. Siamo in una zona di turbolenza. E le norme di sicurezza lo richiedono». La hostess voleva far sedere Mary, ma lei la interruppe. «Ho un figlio lì dentro, devo passare». «Non si preoccupi, starà bene». A questo punto Jack uscì dalla toilette. Camminava tranquillamente verso la sua fila, ma all'improvviso si fermò bruscamente. Dopo essersi fermato per un po', proseguì, ma a un ritmo molto più veloce. Quando Jack si avvicinò molto, Mary vide il suo volto pallido e spaventato. «Mamma!» parlò con voce tremante. «Jack, di cosa hai?» «Paura. Si chiama turbolenza. Non c'è nulla di cui aver paura». Mary pensò che fosse stato lo scossone improvviso a spaventare suo figlio. «Mamma!» Jack ripeté quasi sottovoce. «C'è papà con una zia laggiù». Mary fece rapidamente sedere il figlio. «Di cosa diavolo stai parlando, figliolo? Devi essertelo immaginato». «No, l'ho proprio visto. Solo i capelli erano diversi. Per il resto, era lui».
vai a dare un'occhiata. Devi essere molto stanco per il lungo viaggio. Dormi un po'. Appoggiamo lo schienale della sedia e ti addormenterai. Non mi credi? Perché no? Ci credo. È solo che, sai, ci sono così tante persone sulla Terra, e alcune di loro sono molto simili. Quindi probabilmente hai incontrato qualcuno che ti assomiglia molto. So per certo che era lui. Disse il ragazzo piegando le braccia e fissando fuori dalla finestra. Mary si rese conto che era inutile cercare di far cambiare idea al figlio. Era ancora più difficile per lei mantenere un tono calmo e rilassato, fingendo per il figlio che tutto andasse bene. Dentro di sé, era molto più preoccupata di Jack. Cercò di convincersi che Harry non poteva stare lì. Il ragazzo doveva essere stato risvegliato dai ricordi di quel volo d'infanzia, dopo tutto. Ecco perché pensava che suo padre fosse là fuori. Sembrava che sarebbe stato abbastanza facile accertarsene. Bastava alzarsi, andare in bagno e tornare indietro. Ma Mary esitava a farlo. E se ci fosse stato davvero un uomo seduto lì che assomigliava molto a Harry, e questo avrebbe potuto metterla completamente fuori strada. Mary rimase seduta per il resto del volo. Aveva paura anche solo di girare la testa verso il corridoio. Dopo un'ora e mezza, l'aereo iniziò la discesa e 20 minuti dopo atterrò in sicurezza. I passeggeri si alzarono di scatto dai loro posti e cominciarono a recuperare le loro cose dai ripiani superiori prima ancora che l'aereo si fermasse alla passerella. Mary non faceva parte di questo gruppo di persone perennemente udenti. E non voleva rimanere. Vestita nel corridoio con suo figlio per altri 5 minuti. Decise di sedersi per aspettare che la porta si aprisse e che il grosso delle persone lasciasse l'aereo. Mary si sedette in silenzio e osservò le persone in piedi. In quel momento, un uomo in una delle prime file si alzò dal suo posto e prese le sue cose. Mary capì subito che si trattava dell'uomo che Jack aveva scambiato per suo padre. Quell'uomo assomigliava davvero in modo incredibile a Harry. Solo che il suo viso era un po' più grasso e il taglio di capelli più corto. L'uomo prese il cappello e Mary vide un neo vicino al mento. Non può essere. Pensò. No, era una specie di sogno. Una ridicola coincidenza. Una coincidenza? Non voglio crederci. È un'illusione. Mary tremava. Le era molto difficile nascondere le sue emozioni. Ma per il bene di suo figlio lo fece. Nel frattempo, l'uomo indossò il suo ampio cappello, prese la mano della ragazza bionda e si mise anch'egli nella navata. Il cappello gli coprì di nuovo il volto dallo sguardo di Maria. La gente cominciò ad andarsene e dopo un paio di minuti lei disse a Jack di prepararsi. Mary aspettò di proposito ancora più del solito per non imbattersi accidentalmente in quell'uomo. Quando scese dall'aereo lungo la rampa, non riuscì a superare l'impiegata della compagnia aerea che era in piedi al banco del check-in. Mary capì che quella ragazza era responsabile di un altro volo, ma aveva bisogno di sfogare un po' di emozioni e di risolvere la situazione. «Mi scusi, posso sapere se c'è una persona che vola con me?» «Signorina, mi scusi, ma sto aspettando un altro volo. Ma in teoria potrebbe aprire il database. È la stessa compagnia aerea. In teoria, potrei. Ma poi violerei la legge sui dati personali». «Signorina, le chiedo di intervenire». Forse, Mary si è avvicinata all'orecchio dell'impiegato della compagnia aerea e a bassa voce, in modo che Jack non sentisse, ha continuato. «Mio marito era sull'aereo ed è scomparso da anni». La ragazza guardò prima Mary e poi Jack. A quanto pare lo sguardo di un bambino è riuscito a penetrare la sua integrità e ha deciso di infrangere le regole. La ragazza digitò qualcosa sullo schermo e disse il nome di suo marito. Harry. Non c'era nessuna persona sul vostro volo. Mi dispiace molto per tutti. Ma vi chiedo di fare un passo indietro e di non dire a nessuno quello che ho fatto. Sì, certo, rispose Mary confusamente. Mi dispiace. Prese la mano di Jack e si avviò lentamente verso l'area del ritiro bagagli. Mary fissò quel nastro nero di bagagli, dove le valigie viaggiavano tranquillamente.
con la coda dell'occhio scorse di nuovo l'uomo con il cappello. Aveva già recuperato il suo bagaglio e stava uscendo con il suo accompagnatore. Era un bene che non fosse lui, dopo tutto. Pensai, Mary, altrimenti non so proprio cosa avrei fatto. Le coincidenze capitano. Ma la talpa? No, dobbiamo dimenticare tutto questo al più presto e organizzarci per una vacanza. Dopo aver preso la valigia, madre e figlio lasciarono l'aeroporto e presero un taxi per l'hotel. A Mary piacque molto la stanza. Dalla finestra si godeva una splendida vista sul mare. Uscì sul balcone, fece un respiro profondo e lasciò mentalmente andare la situazione attuale. La nuova vita continuava. Le aspettavano molti giorni di sole e di mare. E nessun altro incontro casuale avrebbe potuto disturbarmi. Pensò Mary. Andò in camera sua e si sistemò sullo spazioso letto. I primi 3 giorni di vacanza furono meravigliosi per Mary e suo figlio. Il tempo era piacevole e le spiagge erano sempre libere con i lettini. Ma questo non impediva a Mary e a suo figlio di dormire bene. La sera, a Mary piaceva stare sul balcone a guardare il mare. Era una sorta di meditazione quotidiana per lei. Si tranquillizzava guardando il sole che tramontava da qualche parte in lontananza dalla superficie dell'acqua. La sera del 4° giorno, Maria uscì sul balcone come al solito. Quel giorno era nuvoloso e il tramonto non sarebbe stato molto godibile. Mary stava per andarsene quando improvvisamente sentì gli occupanti della stanza al piano inferiore uscire sul balcone. Parlavano con toni acuti. Mary intuì che si trattava della stessa coppia che aveva litigato la sera. «Kate, ti interessa qualcosa in questa vita oltre al denaro?» chiese l'uomo a voce alta. «Certo che mi interessa. Ma per interessarmi a qualcosa devo prima essere mantenuta», gridò la ragazza. Mary decise di rimanere. Non che le piacesse origliare, ma questa volta si chiese fino a che punto potesse arrivare l'impudenza di una ragazza. Inoltre, la voce dell'uomo le suonava familiare. «Non sto provvedendo a te», continuò a chiedere l'uomo. «Ti stai prendendo gioco di me? Mi hai portato in questa villa da 4 soldi in una soci dimenticata. Ho bisogno di Cipro, delle Maldive, di Bali, capisci? Ma Kate, non è una rogna, è un hotel a 4 stelle. Solo perché i tuoi vecchi padri ti hanno intrattenuto con le Maldive. È perché volevano solo il tuo corpo. Di cos'altro hai bisogno? Certo che sto cercando di insegnarti qualcosa, di renderti un po' più intelligente. Sei proprio un rompiscatole. Sembri un giovane uomo, ma ti comporti come un vecchio soffocante. Io sono un vecchio, e come? La voce dell'uomo si fece un po' più pacata, ma ti dirò un segreto, nemmeno tu stai ringiovanendo. E con il passare degli anni, quello per cui gli uomini ricchi ti inseguono non ci sarà più. E cosa resterà? Sarai una signora di 40 anni con il cervello di una 12enne. Mary si bloccò quando l'uomo parlò più piano. Si rese conto che era la voce di suo marito Harry. No, non poteva essere confuso con nessun altro. L'unico motivo per cui non lo aveva riconosciuto subito era che non vedeva quasi mai suo marito urlare. Tutti i loro litigi e le loro incomprensioni erano tranquilli o silenziosi. È solo che a volte il silenzio ha un effetto molto più forte su una persona rispetto alle urla. E nel matrimonio di Mary e Harry, entrambi i partner lo avevano capito. Ma quando l'uomo al piano di sotto disse, cosa resta? Mary non ebbe dubbi. Era la frase preferita di Harry. La usava in ogni discussione e in ogni conversazione difficile, come se chiedesse al suo interlocutore. Stai per non essere d'accordo con me. Cosa succederà? Cosa resterà? Ma questo non sembrava avere alcun effetto sull'interlocutore di Harry oggi. Rideva di gusto. Ma che diavolo stai dicendo? Sì, a 40 anni sarò più bella di tutte le ex e le future fidanzate messe insieme. Tra le risate, disse e uscì dal balcone, sbattendo forte la porta. Il presunto Harry rimase in piedi ancora per un po', aprì la porta, iniziò a dire qualcosa ed entrò nella stanza. Mary era sotto shock.
voleva sentire ancora quella voce per essere sicura della sua ipotesi. «Jack, sono in viaggio per lavoro, torno subito», disse Mary al figlio scendendo dal balcone. Si diresse verso la porta d'ingresso, corse nel corridoio e chiamò l'ascensore, che impiegò un tempo insidiosamente lungo per arrivare. Poi Mary corse verso le scale, scese di un piano e trovò la stanza che si trovava esattamente sotto quella di lei e Jack, dimenticando ogni regola di decoro. Mary appoggiò l'orecchio alla porta. A cosa può portare la curiosità di una donna? La coppia continuò a litigare. Non hai paura che ora ti abbandoni? Dove andresti, Kate? Ovunque. Non ci sono abbastanza uomini ricchi a Soho. Sono sicura che ce ne sono di più ricchi di te. Ti pentirai di quello che hai detto. Comunque, non mi interessa, vai dove vuoi e da chi vuoi. Non mi importa di te e dei tuoi uomini. Che miserabile vecchio mendicante che sei. Sarai il primo a tornare strisciando da me, scusandoti e pregandomi di tornare. Puoi pensare quello che vuoi, nessuno striscerà dietro di te. Che principessa che sei. Oh, no, non lo farà. Arrivederci, allora, disse la ragazza, e si avviò a gran voce verso la porta. Mary ebbe appena il tempo di schiacciarsi contro il muro. La ragazza saltò fuori dalla stanza e corse verso l'ascensore senza che Mary se ne accorgesse. Che orrore! Cosa mai stavo facendo? In piedi contro il muro, nascosta dalla coppia che stavo origliando da minuti. Imbarazzante! La mente di Mary la svergognava. Ma con i suoi sensi sapeva che tutte quelle intercettazioni erano giustificate. Non esistono coincidenze del genere. Prima l'aereo, poi la talpa e ora anche la voce. O Mary era pazza, o il marito morto era davvero dietro il muro in questo momento. Ma se avesse notato Harry, avrebbe potuto pensare a una confusione mentale. Harry riconobbe anche Jack. Non si possono ingannare i bambini. Certo, alcuni bambini erano inclini a evocare immagini inesistenti di amici immaginari. Ma Jack non era così. Se diceva di aver visto qualcosa, doveva aver visto qualcosa. Mary decise di andare alla finestra in fondo al corridoio. Aveva bisogno di riprendere fiato dopo un'esperienza del genere. Ma non poteva riposare a lungo. La porta della stanza si aprì e ne uscì un uomo. Mary ebbe appena il tempo di voltarsi verso la finestra per non tradirsi prematuramente. Nel riflesso della finestra vide che l'uomo chiudeva la stanza con il suo biglietto da visita e si dirigeva verso l'ascensore. Quando aspettò il box, Mary decise di seguirlo. Raggiunse le scale e le scese rapidamente. Volendo raggiungere l'ascensore, ci riuscì. Lei e l'uomo arrivarono al piano terra più o meno alla stessa distanza. Mary si occupò di lui. Se gli si toglieva qualche chilo di troppo e qualche capello grigio in testa, era la copia sputata di Harry. L'uomo indossava una canottiera e dei pantaloncini. Non fu quindi difficile per Mary identificare l'uomo dall'aspetto del marito morto. Lo seguì a una distanza di 10-15 metri. Ignorava lo scopo di questo pedinamento, ma qualcosa la costringeva a continuare a camminare. L'uomo raggiunse il bar, prese un cocktail e si sedette al bancone. Il gioco del detective affascinava sempre di più Mary, che si alzò il colletto della camicetta, si separò i capelli e indossò gli occhiali da sole appesi al petto. Anche Mary si avvicinò al bancone e, abbassando la voce, ordinò un mojito. Lo bevve per circa 5 minuti. In quel lasso di tempo, un uomo che assomigliava a Harry beve diversi shot di tequila, annaffiandoli con una specie di cocktail. Dopo altri 10 minuti, l'alcol sembrava aver fatto effetto. La ragazza, detta Mary, trasalì. Capì che Harry si stava rivolgendo proprio a lei. Non c'era nessun altro dietro il bancone. Perché sei così? L'uomo rimase in silenzio, cercando di trovare le parole giuste. Con me? Chiese Mary a bassa voce. Complicato. Harry scelse la parola meno offensiva. Devi pensare che lo sia. È più semplice di così. Questa è la solidarietà femminile, non è vero? Lei non conosce affatto la mia situazione e mi dice che mi sto immaginando tutto.
Beh, avrei potuto immaginarlo. Rispose Mary, fissando il suo bicchiere vuoto. Aveva paura di voltarsi verso l'uomo. E cosa hai indovinato? A quanto pare hai litigato con la tua ragazza. Forse è persino scappata via da te. È stata cattiva con te. Ti ha insultato. E ora sei in cerca di sostegno, di qualcuno che ti dica che hai ragione, che è una minorenne, una stupida e che non sa nulla della vita. Mary non esitò a utilizzare i risultati delle sue intercettazioni. Sì, sei molto perspicace. Sono anche un po' sorpresa. L'intuito femminile esiste, ma devo deluderla. Perché no? Non sono io a dirti quanto sei bravo e quanto sono cattive le ragazze. Forse nel tuo caso la ragazza è davvero stupida, ma tu non sei molto più intelligente. Però sei sfacciato. Mi dispiace, non volevo offenderti. Mary non si era nemmeno resa conto di essere diventata maleducata. No, no, ti prego, dimmi cosa vuoi dire. Mary sospirò e capì che doveva dire quello che pensava veramente degli uomini come Harry. Nessuno vi obbliga a scegliere giovani e stupidi. Voi stesse vi allontanate dalle donne intelligenti e mature, le tradite e poi vi lamentate che da voi vogliono solo soldi. Mi leggi come un libro aperto. Ma sai, ci sono anche gli ormoni che ci fanno scegliere i giovani. Mi sembra una scusa ridicola. La capacità di lottare e di aggrapparsi ai propri istinti animali ha reso una scimmia un essere umano. Non dovresti essere umano? Credo di sì. Allora cos'è tutta questa storia degli ormoni? Beh, credo di essermi lasciata andare un po' troppo. No, te l'ho chiesto. Harry. Ordinò un altro drink e lo vuotò in un sorso. Oh, ho bevuto molto. Mi scusi, posso farle un'altra domanda? Faccia pure. Se sei così intelligente e sai tutto, cosa devo fare adesso? Non ne ho idea. Imparare a tenere sotto controllo i miei ormoni. Comunque, credo che la tua giovane compagna tornerà con te domani o dopodomani. Quello che farai dopo con lei è una tua scelta. Non sono uno psicologo. Dovrei mandarla via. Forse, rispose Mary, non capendo affatto lo scopo di questa conversazione. Una qualche forza di attrazione per Harry le impediva di voltarsi e andarsene. Esigeva che continuasse a parlare, anche se minacciava di smascherarla. Senta, non ci siamo già incontrati da qualche parte? Chiese l'uomo proprio nel momento in cui Mary pensava di esporsi. Non credo. Sono qui per la prima volta. Il timbro della sua voce mi è molto familiare. Potrebbe essere scambiato per qualcun altro? Mary tornò in sé e decise di uscire rapidamente. Beh, buona fortuna sul fronte personale. Devo andare. Ci vediamo più tardi. Forse Mary lasciò il bar e chiamò l'ascensore. Si rese conto che l'unica cosa che l'aveva salvata dall'essere scoperta era che Harry aveva bevuto troppo. Non ammetteva più l'idea che quell'uomo non fosse Harry. Se prima di questa conversazione c'era stata la possibilità che il suo defunto marito avesse, per esempio, un fratello con un aspetto e un neo simili, ora sapeva con certezza che non si trattava di un fratello. L'intonazione, lo sguardo, la voce, i modi di fare. Soprattutto ricordava l'aspetto di Harry quando si ubriacava, non diventava mai chiassoso. Diventava solo un po' chiacchierone. E il suo comportamento con le ragazze non era cambiato in 3 anni. Una cosa tira l'altra. Stasera aveva litigato con la sua ragazza e poi aveva fatto una bella chiacchierata con Mary. La stessa natura. Ora Mary doveva decidere cosa fare. Aprire. Per cosa? Cosa sarebbe rimasto, come avrebbe chiesto Harry, solo per il gusto di guardarlo negli occhi? Quello che non aveva visto in loro nel corso degli anni della loro relazione. Ma d'altra parte, solo per il gusto di interessarsi, perché le avrebbe fatto questo? Era davvero perché voleva andarsene in questo modo per un'altra famiglia? Ma allora avrebbe potuto lasciarla e basta. Invece di farla soffrire, sentire la sua mancanza e piangere all'infinito per 3 anni. Che bastardo che era! Pensò Mary entrando nella stanza.
Prima di rendersene conto, la sua reazione al pensiero di Harry era cambiata. Mentre prima, sull'aereo, tremava, riusciva a malapena a contenere le sue crisi isteriche e voleva scappare, ora era completamente calma e sicura di sé. Non voleva farsi conoscere da Harry a nessun costo. L'unica cosa che la tormentava era la curiosità. Qualcun altro della vita passata di Harry sapeva che era vivo? Come si chiamava ora, se l'addetto all'aeroporto non lo trovava nella lista dei passeggeri? Dopo queste riflessioni, Mary aveva due possibilità. La prima era semplicemente quella di essere contenta che quell'uomo fosse vivo e non morto. Continuare a vivere una vita tranquilla, concedersi vacanze più frequenti, coccolarsi. Dopo un paio d'anni, dire al figlio che, sì, papà aveva appena lasciato la famiglia e nessuno sapeva dove fosse. Non si può dire cosa sia peggio per la psiche del bambino. La tristezza di sapere che il papà era morto o il risentimento di essere stato tradito dal papà. Mary sembrava preferire la seconda opzione. Alla fine avrebbe trovato un altro uomo per sostituire il papà di Jack. La seconda opzione era incontrare Harry, senza più nascondere la propria identità. A quel punto ci sarebbero stati discorsi duri, spiegazioni e scuse. Forse dovrà affrontare qualche altro donnaiolo. Ma il pericolo maggiore di questa opzione sono i sentimenti di Mary, potrebbero giocarle uno scherzo crudele, facendole provare di nuovo amore per Harry. Ma Mary rifiuta questa opzione. Una cosa è piangere il marito tragicamente scomparso, ricordando i momenti felici della loro vita insieme, un'altra è vedere davanti a sé un bugiardo, un traditore e un mascalzone. Che tipo di amore poteva esserci per un uomo del genere? Mary non aveva ancora deciso quale opzione scegliere. Guardò Jack addormentato, gli rimboccò le coperte e sospirò profondamente. Il giorno dopo, come di consueto, Mary e suo figlio andarono in spiaggia. Il tempo era migliorato e dovettero affrettarsi a prendere le sedie a sdraio. In questo pezzo di spiaggia del Mar Nero c'erano solo ospiti dell'albergo. Pertanto, non c'era un particolare affollamento, come di solito accade nelle località della regione di Krasnodar. Ma con il bel tempo i lettini potevano essere occupati. Mary si mise davanti allo specchio e decise cosa indossare. Decise di andare sul sicuro e di prendere un altro paio di occhiali da sole, molto più larghi, che le coprivano quasi metà del viso. Insieme agli occhiali da sole, Mary indossò un enorme cappello. Non si proteggeva solo dal sole. Se Harry viveva proprio sotto di lei, la possibilità di un incontro casuale era troppo alta. Mary non aveva ancora deciso se avvicinarsi o meno all'ex marito. Quindi, per il momento, tenne alta la guardia per sicurezza. Quando si ricompose, prese la mano di Jack e si diresse verso l'ascensore. Ci vollero un paio di minuti prima che la macchina arrivasse. A quanto pare tutti gli ospiti avevano deciso di andare in spiaggia quella mattina. Mary e suo figlio entrarono nell'ascensore. La cabina si fermò al piano inferiore. Le porte si aprirono e una ragazza con i capelli tinti entrò nell'ascensore. La stessa compagna di Harry. Questa volta era lì senza telefono e con una faccia molto infelice. Quanto avrei dovuto aspettare? Sono dappertutto. E poi gli ascensori sono occupati. Con voce sgradevole, ha detto. Signorina, cosa pensa di fare? C'è un ascensore per ogni piano, molti ospiti. Ho aspettato proprio come te, rispose Mary con calma. Non mi interessa quanto tempo hai aspettato. La ragazza si guardò intorno nervosamente, guardando Mary. Si metteva i suoi vecchi vestiti e mi diceva qualcosa. Mary non era affatto infastidita dalle parole della compagna di Harry. Era abituata a rispondere agli insulti con gli insulti. Mary si limitò a coprire le orecchie di Jack e raggiunsero il piano terra in silenzio. Nella hall dell'albergo c'era un gran trambusto. La ragazza stronza si perse subito tra la folla. Il che fece piacere a Mary. Dopotutto, la compagna di Harry stava probabilmente andando a casa dell'ex marito. Quando raggiunse la spiaggia, Mary si rese conto di aver avuto ragione due volte. La sera prima aveva detto a Harry che la ragazza sarebbe tornata da lui. Il ritorno si era rivelato ancora più rapido di quanto Mary avesse previsto.
ma la compagna si stava effettivamente dirigendo verso la spiaggia di Harry, il cui compito, a quanto pare, era quello di trovare lettini liberi. La fortuna volle che altri due lettini liberi si trovassero nelle immediate vicinanze di quelli trovati da Harry. Erano a un paio di file di distanza l'uno dall'altro e, se volevi, potevi vederli. E persino sentirli parlare. Non c'era niente da fare. Mary non voleva rovinare il riposo suo e del figlio, così si avvicinò con cautela ai letti liberi. Tanto più che con la sua cospirazione non c'era nulla da temere. Si scompose lentamente, spalmò un po' di crema solare su Jack e si sdraiò sulla sedia a sdraio. Non dovette aspettare a lungo per avere qualcosa di interessante. La ragazza iniziò a rimproverare Harry quasi subito. «Non potevi trovare un posto più vicino al mare?» Ringhiò. Questi erano i più vicini. Per essere più vicini al mare, bisogna alzarsi presto e non dormire fino alle 11. «Oh, chi me lo dice?» Chi ha bevuto fino alle 2 del mattino ieri sera? Non sei stato tu? Ero in piedi ad aspettarti, quindi non ho potuto alzarmi presto. Ti ricordo, mia cara, che mi hai lasciato ieri sera. Come facevo a sapere che saresti tornata in camera tua 2 ore dopo? Tutto. Questo ti servirà da lezione per avere paura di perdermi. Harry non rispose, ma la ragazza non si fermò. Gli sto facendo un favore, dimenticando tutti gli insulti, dimenticando le tue bugie, i tuoi insulti. Quando mai ti ho insultato? E questa vacanza non è un insulto, questo hotel schifoso. Sai quanto ho aspettato quel dannato ascensore oggi? In sella a una mamma abbandonata. Dopo aver detto questo, Mary decise di non ascoltare più la coppia che litigava. Si tolse il cappello e abbassò la testa. Ma le voci continuavano a raggiungere la sua poltrona. «Quando la smetterai di essere così cattivo?» rispose Harry a bassa voce. «Quando la smetterai di essere così?» «Oh, ma che aspetto hai?» «Guardati!» Mary sollevò delicatamente la testa e guardò Harry. Si chiese che aspetto aveva. L'espressione del volto del suo ex marito la spaventò un po'. Harry era pallido. Gli occhi gli colavano e le mani sembravano non obbedirgli. A quanto pare, ieri sera era stato al bar per molto tempo. «Kate, ho bisogno di sdraiarmi», disse Harry. Si accasciò inconsciamente sulla poltrona reclinabile. «Harry!» gridò la ragazza, «cosa ti succede?» «Qualcuno lo aiuti!» Immediatamente l'irritazione di Kate, la ragazza di Harry, si trasformò in paura. Era evidente dal suo volto che era veramente spaventata per il suo uomo. La fonte di questa paura non era chiara. La ragazza aveva paura di perdere l'uomo che amava? O temeva di perdere colui che le procurava la borsa? Ma per Harry la sua paura non aveva senso. Kate si limitò a gridare spaventata e non fece nulla per aiutarla. Poi Mary si alzò di scatto dalla poltrona e corse da Harry. Controllò il respiro e il polso. Harry respirava, ma il polso era debole. «Portate un ombrello per coprirlo dal sole», Mary ordinò a Kate. «Cosa? Quale ombrello? Per cosa?» La ragazza mostrava meraviglie di intelligenza per le emergenze. «Va bene, vai all'hotel a chiamare un medico. Sbrigati!» La ragazza corse all'albergo, mentre Mary si rese conto che avrebbe dovuto prestare lei stessa il primo soccorso. Le altre persone sulla spiaggia si limitavano a guardare con curiosità. Mary piegò la gamba di Harry al ginocchio, lo girò di lato e gli rovesciò la testa all'indietro per liberare le vie respiratorie. Poi corse verso i lettini in riva al mare, prese un ombrellone e lo mise accanto a Harry. Dopo circa 30 secondi l'uomo cominciò a riprendere conoscenza. Aprì lentamente gli occhi e vide Mary. Lo guardava senza occhiali e senza cappello. «Mary, sei tu?» chiese Harry stupito. Mary rispose, rendendosi conto di essersi completamente dimenticata della cospirazione. Nello stesso momento Kate tornò dall'albergo con il dottore. Il medico si avvicinò a Harry e Mary si spostò di nuovo sulla poltrona. Vide il medico iniettare qualcosa al suo ex marito.
Gli controlla il polso e si rivolge a Kate. È tutto a posto. Un semplice svenimento, probabilmente dovuto al surriscaldamento. Ora dobbiamo portarlo in una stanza fresca e lasciarlo riposare. Come faccio a guidarlo? Sorpresa la ragazza. Sì, guiderò io stesso. Sussurrò Harry. Si alzò dalla sdraio e si guardò intorno. Probabilmente voleva trovare Mary, ma lei si era rimessa il cappello e gli occhiali appena in tempo ed era fuori dalla vista di Harry. Poi tornò alla locanda con la sua ragazza. Mary rimase distesa sulla spiaggia. La situazione si complica ulteriormente. Harry sa che lei lo ha visto, ma non hanno mai avuto modo di parlare. O lo considererà un delirio o la cercherà. Il desiderio di Mary di rivedere Harry era finalmente svanito. Guardò Jack al telefono e pensò alla sua reazione al padre. E Harry avrebbe quasi certamente voluto vedere suo figlio. E forse avrebbe anche iniziato a partecipare alla sua educazione. Quello che era successo oggi gli aveva fatto capire bene con chi era meglio stare, con donne esperte e navigate o con ragazze sciocche e mercuriali. Mary non voleva che Harry tornasse nella sua vita. O meglio, ne aveva molta paura, soprattutto se Harry avesse iniziato a pentirsi e a chiederle scusa. Mary era una ragazza dal cuore abbastanza duro e poteva perdonare molto. Ma perdonare un tradimento, anche per lei, era troppo. Mary fece le valigie e andò con suo figlio a pranzare al bar dell'hotel. Vedeva Harry in ogni uomo seduto lì. L'ansia le rendeva impossibile mangiare. Correttamente. Prese la mano di Jack e lo condusse nella sua stanza. Non appena si sdraiò sul letto, il telefono squillò. Il telefono era da qualche parte nella borsa da spiaggia e Mary non riusciva a trovarlo. Nello stesso momento bussarono alla porta. Mary gridò, "Aspetta un attimo!" E continuò a cercare il telefono. Dopo un paio di secondi, il telefono smise di squillare e si sentì bussare di nuovo. Cosa diavolo sta succedendo? Ti ho detto di aspettare. Infastidita, Mary andò verso l'uscita e aprì la porta. Nel corridoio c'era Harry. Mary chiuse immediatamente la porta. Mary, in attesa, sentì la voce di Harry provenire dal corridoio. Mary rimase lì per qualche secondo. Ci pensò su e riaprì la porta. Come mi hai trovato? Alla reception ho chiesto in che stanza fosse mia moglie e ho detto il tuo nome. Non sono tua moglie, rispose Mary con severità all'ingenuità dell'ex marito. Capisco come ti senti in questo momento, ma parliamo. Ti sto chiedendo. Tu non capisci niente. Dammi la possibilità di spiegarti qualcosa. Non ora che il bambino sentirà. Facciamolo stasera al bar dell'hotel alle 10. Ok, la curiosità di Mary ha avuto la meglio. Venga, per favore. Mary chiuse la porta. Ora doveva prepararsi mentalmente al colloquio con l'ex marito, ma non sapeva come. Per il resto della conversazione non riuscì a ragionare. Cosa le avrebbe detto Harry? Che storia avrebbe inventato? Avrebbe dovuto credere alle sue parole. Erano domande a cui Mary non sapeva rispondere. L'unica cosa che si concesse fu di essere dura, priva di sentimenti e critica nei confronti di tutto ciò che sentiva. Con questi pensieri in mente, dopo aver messo a letto Jack, si diresse al bar, scegliendo un tavolo vuoto in fondo al locale, dove la musica era meno udibile. Mary aspettò. 10 minuti dopo Harry si presentò all'ingresso. Mary non fece alcun segno per fargliela trovare in fretta. L'uomo camminò con attenzione intorno al bar e raggiunse il tavolo più lontano. Beh, ciao, Mary! Disse Harry. Con voce colpevole. Ci siamo già visti. Mary lo interruppe. Ha già ordinato qualcosa? No, è qui per bere qualcosa. Rende più facile parlare. Harry andò al bar, ordinò 2 cocktail e li portò al tavolo. I medici ti hanno già autorizzato a bere? Credo sia meglio aspettare dopo uno svenimento. Ho preso un analcolico. A proposito, grazie per avermi aiutato in spiaggia oggi. Se non fosse stato per te, non so se avrebbe pensato di chiamare un medico, almeno.
Non c'è di che. Perché non ti prendi cura della tua salute? Con i postumi di una sbornia con il caldo? Sai, ultimamente ho smesso di prestare attenzione a come mi sento. Credo che dovrei prestare più attenzione. Voglio dire, non ho più 18 anni. No, no, perché? Sei morto da molto tempo. E un morto non ha bisogno di essere in salute. Mary, Harry sospirò pesantemente. Sto per iniziare a parlare, per favore non interrompermi. Ascoltami, ti prego. Ci proverò. Comunque, 3 anni fa ho iniziato a ricevere minacce. Il nostro studio aveva incrociato la strada di un'organizzazione molto seria. Tutto è iniziato quando ho chiesto un prestito per il nostro nuovo progetto. Non da una banca, ovviamente, una banca non avrebbe mai concesso un prestito a queste condizioni. Per questo mi sono rivolto a questa dubbia organizzazione. Abbiamo firmato un contratto per il nostro conto e trasferito un'ingente somma di denaro. Ma il contraente che avevamo scelto non ha rispettato i suoi obblighi ed è scomparso. Poi, come hanno detto i loro rappresentanti, sono stati visti a Cipro. Ma non è questo il punto. Mi sono rivolto all'organizzazione del credito, spiegando la situazione. Ma, ovviamente, nessuno mi ha ascoltato. Mi è stato dato 1 mese di tempo per ripagare il debito. Ci siamo rivolti alla polizia, ma ci hanno detto che non potevano aiutarci perché sia l'organizzazione che l'appaltatore lavoravano in modo non ufficiale. Da allora hanno iniziato a chiamarmi, a mandarmi email. Temevo che avrebbero iniziato a venire a casa nostra, chiedendo un rimborso. Come avrei fatto a trovare tutti quei soldi in 1 mese? Le minacce arrivavano ogni giorno più spesso. Così decisi di andare il più lontano possibile, in Siberia. Dopo aver soggiornato lì per 1 paio di settimane, stavo per tornare quando la guardia di sicurezza della casa vacanze dove alloggiavo mi informò che un gruppo di giovani uomini dall'aspetto sportivo era interessato a me. Mi resi conto che mi avevano trovato. Non c'era nessun posto dove scappare. Mi avrebbero raggiunto all'aeroporto o alla stazione ferroviaria. Anche alla casa di riposo. Ero confusa. Sembrava che la mia vita fosse finita. Ricordo che scappai nel bosco. Per miracolo trovai una connessione e riuscii a contattare il nostro direttore generale Thomas. Ricordo bene la conversazione. All'inizio mi interruppe e mi disse che avevi chiamato. Si chiedeva dove fossi. Mi dispiace, ma non potevo dirtelo. Comunque, gli raccontai tutto. È stato allora che abbiamo escogitato il piano per fingere la mia morte. Andavamo in motoslitta lassù nel Baikal. Era quello che pensavamo ci avrebbe fatto appassionare. Ho detto ai dipendenti della compagnia con cui mi trovavo lì che dovevo diffondere la notizia della mia morte e risolvere in qualche modo le cose con i soccorritori. Thomas doveva diffondere la notizia in tutta l'azienda. E di venire a trovarti. Come hai potuto? Mary sussurrò. Stavo salvando una vita e non solo la mia. Avrebbero potuto farmi pressione attraverso di te. Harry beve un sorso del suo cocktail e continuò. Thomas aveva promesso che ti avrebbe aiutato. L'ha fatto. Almeno così è. Almeno così. Pensi che un po' di soldi, un po' di eredità avrebbero potuto farmi sentire meglio? Non ho vissuto per 3 anni. Vede, questo è il mio primo viaggio di vacanza dopo tanto tempo. Mi dispiace, ma non ho scelta, sa? Avresti potuto venire all'estero con noi e nasconderti lì. Perché hai scelto il modo più crudele? Queste persone sarebbero arrivate a te anche dall'estero. Soprattutto perché ero in una situazione in cui non avrei avuto il tempo di andarmene. Ero praticamente bloccata contro il muro. Avresti potuto parlarmi subito dei tuoi problemi senza aspettare il punto critico. Non volevo farti pesare nulla. Avevamo un bambino piccolo, quindi non avevi bisogno di inutili paure. Ti sei ricordato del bambino? Quante volte l'hai visto nell'ultimo anno della tua vita? Sto soffrendo molto. In questi 3 anni mi sono resa conto di quanto mi manca mio figlio. Come riesci a farlo? Ha esclamato Mary.
uscendo da tutto asciutto, dall'acqua risentita e debole. Ho capito che avevo buone intenzioni. Non volevo essere un peso. Ma se ti mancava così tanto tuo figlio, perché non gli hai fatto sapere che eri vivo? Non potevo farlo. Il pericolo persisteva. Non avrei dovuto essere in città. E le telefonate? Il telefono avrebbe potuto ascoltare. Non potevo immaginare. Come reagirebbe a una chiamata dall'oltretomba? È molto nobile lasciare una moglie in lutto per 3 anni con un figlio piccolo. Speravo che mi avresti dimenticato in fretta. Il nostro rapporto era tutt'altro che perfetto. Mi chiedo di chi sia stata la colpa. Ammetto che è stata colpa mia, anche di quello che stava succedendo nel nostro rapporto. Cosa dovrei fare? Gettarmi sul tuo collo per la gioia. Non essere ironico. Mi sento davvero in colpa. Ok, il prossimo passo è quello che hai avuto tu. E poi sono stati 2 anni di corsa senza sosta. Ho cambiato nome, ho vissuto in diverse città, ma non ho mai trovato un posto. Con grande sollievo ho ricevuto la notizia che proprio l'organizzazione finanziaria a cui dovevo era stata liquidata e i suoi dirigenti, dipendenti e buttafuori erano stati arrestati. Tornai immediatamente nella nostra città e, con l'aiuto delle mie vecchie conoscenze, avviai una nuova attività. Non si guadagnava molto, ma era vivibile. Ha mai pensato a me e a Jack quando è tornata? Mi è venuto in mente più di una volta. Ma la verità è che ero abbastanza sicuro che ti fossi già dimenticato di me. Quindi non ho fatto rapporto. Ho deciso che non c'era nessun Harry del passato. Ora c'è un nuovo Harry. Con un nuovo caso e una nuova vita privata. A volte ricordavo la tua risata. Smettila! Non riesco a sentirla. Non c'è bisogno di recitare la parte del marito e del padre sofferente, ricordava. E quando hai iniziato a partire per le tue interminabili vacanze, lasciandomi solo con Jack, ti sei ricordato anche della mia risata? Ti ho detto che mi dispiaceva. Sono stato un completo idiota. È un bene che tu lo ammetta. Ma il tuo rimorso non cancellerà anni di preoccupazioni per me. Non so perché tu abbia voluto parlare con me. Prima di tutto, volevo solo spiegarmi. E la seconda? Sentire il tuo perdono. Quindi pensavi di raccontarmi la tua sordida storia di come eri stato minacciato, che non avevi scelta, e che io mi sarei commosso e avrei perdonato il tuo tradimento. Harry non sapeva cosa rispondere. Abbassò lo sguardo sul bicchiere vuoto e si accinse a prendere il prossimo. Harry si alzò e si rimise subito a sedere. Cosa stai combinando? Mary pensava che Harry si stesse ammalando di nuovo. Sta per diventare rumoroso. Tu, per favore, non fare caso a nulla e non ascoltare nulla. Mary non capì subito quale serie di parole avesse pronunciato il suo ex marito. Ma un attimo dopo, Kate, l'attuale fidanzata di Harry, si avvicinò al tavolo. Ah, eccoti qui, bastardo. Sapevo che saresti corso in un bar con le ragazze. Disse a voce alta e diede uno schiaffo a Harry. Kate, hai sbagliato tutto. Mi sono sbagliato su di te molto tempo fa. Non sei un uomo, non puoi provvedere a me. E te ne vai in giro con altre donne. Kate guardò Mary. L'hai fatto. Ma lo sai che sta con una roulotte? Li ho visti nell'ascensore. Vuole usarti. Idiota. Kate, smettila subito. No, no, lasciala andare avanti. Mary si unisce alla conversazione. Sei proprio una stronza e vuoi fare l'insolente con me. Kate si girò verso Mary e cercò di afferrarla per i capelli. Ma Harry la prese in tempo, tirò indietro la sua ragazza e la fece sedere accanto a sé. Lasciami andare, ora lasciami andare. Calmati, disse Harry a voce alta. Lei non ha colpa di nulla. Ed era colpa sua se si prendeva gli uomini degli altri. Kate non si sarebbe calmata. Hai assolutamente ragione. Mary continuò a provocare la ragazza. È per questo che sono venuta in questo bar a rubare il tuo caro uomo,
il tipo di uomo leale, fedele e onesto che non si può trovare al giorno d'oggi. Così hai perso la tua felicità in una lotta in pari con me. Mary, dove stai andando? Harry cercò di rassicurare la sua ex moglie. Lasciami andare. Le strappo i riccioli. Kate urlò. Va bene, basta così. Kate, quella è la mia ex moglie. La ragazza si calmò immediatamente. Quale moglie? Quella che hai lasciato tanti anni fa. Sì, è lei. Con un leggero imbarazzo, Harry rispose, cercando di nascondere gli occhi. Andata via anni fa. Mary era interessata a questa formulazione. Direi addirittura fallita. No, ancora meglio. Annegato. Harry non reagì in alcun modo. Naturalmente non aveva raccontato alla sua nuova ragazza tutte le sue avventure. Aspetta, si chiese Kate. E quel ragazzo con cui l'ho vista, è tuo? È mio. Pensavo avessi detto di non avere figli. Ho mentito. Kate rimase in silenzio per un po'. Aveva bisogno di una chiusura. Non preoccuparti. Mary si rivolse a lei con tono calmo. Non ha molto a che fare con questo bambino. Solo biologicamente. Il bambino ha quasi dimenticato il padre, quindi si può supporre che non stesse mentendo. Mary sono io, Harry cercò di giustificarsi. Come ho fatto a non indovinare subito quello scherzo della natura? Kate interruppe Harry. Hai lasciato tua moglie e tuo figlio. E lascerai anche me. Non posso più vederti. Addio! Kate si alzò di scatto dalla sedia e corse fuori dal bar. Harry le corse dietro. Mary rimase sola con il suo cocktail non finito. Una settimana fa avrebbe potuto immaginare come sarebbe stata questa prima vacanza dopo anni? Dopo una vacanza del genere, si dice, ce ne vuole un'altra. Tanti eventi avrebbero richiesto molto tempo per essere elaborati. Ma dentro di sé era contenta, per prima cosa, che Harry fosse vivo. Sì, è una canaglia, un traditore e un bugiardo, ma è vivo. In secondo luogo, Mary si rese conto che il vecchio periodo di lutto della sua vita era finito. Ora ci sarebbero state nuove complicazioni, come raccontare a Jack di suo padre. Ma tutti questi erano solo problemi domestici in corso, non tragedie. Perlomeno, la vita di Mary sarebbe diventata molto più interessante di prima. Quindi non fece nemmeno caso alle urla, agli insulti e ai tentativi di prenderla per i capelli da parte di quella ragazza accaldata, perché capì che era iniziata una nuova fase della vita e che il passato non sarebbe più tornato. Nemmeno nei suoi ricordi. Mary si alzò e uscì con calma dal bar. Aveva voglia di fare una passeggiata all'aria aperta. Nel cortile dell'albergo non c'era più nessuno. Tutti erano nelle loro stanze o nei bar e nei ristoranti. Respirava l'aria calda di Krasnodar. Mary si sentiva libera. Le catene del lutto si erano spezzate. Tornò nella piazzetta e vide Harry seduto su una panchina. Dall'espressione del tuo viso non sei riuscito a raggiungerla, disse Mary, e si sedette accanto al suo ex marito. L'ho fatto. Ma credo che questa volta mi abbia lasciato per sempre. Ora sta portando le cose fuori dalla stanza. Perché hai dovuto fare quella cosa dell'asilo? Non c'è stato un solo minuto in cui non abbiate litigato. Ogni sera sentivo i dettagli della vostra relazione. E non so cosa vi trattenesse. Lei è giovane. Non sono più così giovane. Volevo energia giovane, divertimento. Ti sei divertito? Raccontami, disse Harry con un gesto della mano. Senti, non voglio più rimproverarti, soprattutto perché sai tutto di te. Ma non ti dispiace per te stesso? Che cosa vuoi dire? Senti, sei scappato per la tua vita, cercando di fare soldi, hai ricevuto una minaccia alla tua vita che ti ha spinto a fingere la tua morte. Cercando di inseguire la felicità nella tua vita privata, hai avuto questa ingenua ragazza urlante. Non sei ancora vecchio e già svieni per la sbornia. Perché hai dovuto affrontare tutto questo? Dove stai andando? Negli ultimi anni sono stato vicino a pormi direttamente questa domanda.
ma ogni volta sono scappato con scuse. Banali. Il denaro. Non se ne hanno mai troppi. Danno libertà, sicurezza. La verità è che a me è capitato esattamente il contrario. Le relazioni. Quindi questa nuova energia, sangue giovane, dà più vitalità, gioia. Ed ecco che non c'è più. Non lo so, sono completamente persa. Ma sei stato tu a portarti in questo stato, ti sei perso. Ma ora ti dispiace per te stesso nel modo sbagliato. È possibile provare pena per se stessi in modi diversi? Certo, l'autocommiserazione è distruttiva. Non serve a nulla. Al contrario, vi seppellirà ancora di più. Non vi state autocommiserando, vi state uccidendo. Una pietà produttiva dovrebbe suonare così. Sì, i miei errori mi hanno portato in una situazione difficile, ma sono abbastanza forte da riconsiderare i miei principi e cercare di ricostruire le cose. Beh, più o meno. Prima di rendersene conto, la rabbia di Mary nei confronti di Harry era sparita. Vedeva un uomo debole e insicuro, e per di più del tutto innocuo. Voleva persino aiutarlo in qualche modo. Per un attimo Mary ebbe persino paura che fosse questo il modo in cui i suoi sentimenti si stavano manifestando. Dopotutto, era proprio quello che aveva temuto. La prima volta che aveva visto il suo ex marito. Ma no, la pietà e l'amore sono cose completamente diverse, anche se a volte è difficile distinguerle. E quella di Mary era pietà. Mary, grazie. Per cosa? A un certo punto della nostra conversazione al bar, ho pensato che mi avresti dato uno schiaffo. Voltarti e scappare via. Grazie per non averlo fatto. L'ho pensato anch'io, sorrise Mary. Ma la curiosità ha avuto la meglio su di me. Come mai non hai avuto paura di tornare in città? Conoscevi tanti amici lì. Jack e io avremmo potuto individuarti, dopotutto. Non vivevo in città, ma in un cottage. Non andavo mai in centro. Lavoravo per lo più a distanza. Andavo in città solo in macchina. E poi ho cambiato radicalmente identità. Sembrava che fosse sufficiente. E in effetti, prima di incontrarti, la cospirazione era stata un successo. La prima volta che ti ho incontrato è stato un successo. Mary ricordò la prima volta che aveva visto Harry all'aeroporto. Ma il cappello a tesa larga le aveva impedito di riconoscerlo come il suo ex marito. E se non fosse stato per Jack, forse io e te non saremmo seduti qui. Mi ha riconosciuto? Sì, non me lo aspettavo. Speravo che si fosse dimenticato di me molto tempo fa. Harry sospirò pesantemente. Mary, voglio conoscerlo. Perché dovresti farlo? So che non sarò mai più un vero padre per lui, ma voglio davvero vederlo. Sei tu che hai detto che potevo ricostruire le cose. Dammi questa opportunità, per favore. Mary non sapeva cosa dire a Harry. Forse ora, quando Jack era ancora abbastanza giovane e non aveva ancora raggiunto l'adolescenza. Era ora che riavesse la presenza del padre in famiglia. Ma Mary aveva paura di fare passi così drastici. Era abituata a crescere Jack da sola. Non lo so. Questo incontro potrebbe essere molto difficile per lui. Capisco. Cercherò di essere il più discreto possibile. Ok, facciamo così. Lo preparerò domattina per avvertirlo di te. Poi ci incontreremo e parleremo un po'. Dopo l'incontro, gli parlerò di nuovo da solo. E solo se vorrà rivederti. Vedremo cosa fare dopo. Certo. Domani alle 11, al bar dell'hotel. Ricordati che per Jack sei un viaggiatore, che esplora nuove terre. È un'idea interessante. Ok, ho capito. Mary salutò e andò in camera sua. Si rigirò su se stessa e non riuscì a dormire fino al mattino. Era difficile per lei immaginare come sarebbe andata la riunione di domani, come avrebbe reagito Jack, come avrebbe retto Harry. C'erano troppi fattori che non potevano essere previsti. O forse il figlio non avrebbe voluto rivedere il padre? In queste riflessioni Mary indugiò finché non suonò la sveglia.
La mise alle 10 per potersi preparare e spiegare tutto a Jack. «Mamma, usciamo oggi?» chiese il figlio, guardando la madre che si truccava. «Sì», Mary si rivolse a Jack. «Ricordi il passeggero dell'aereo che hai?» «Chiamato papà?» «Sì, lo ricordo. Comunque, avevi ragione. Si è rivelato essere tuo padre. Immagina, di ritorno da un viaggio direttamente a soli. Te l'avevo detto, te l'avevo detto!» Il ragazzo era esultante. «Lo vedremo oggi. Sì, sarà molto felice di vedervi. E io di lui!» Mary si rallegrò della reazione del figlio. Era interessato a suo padre, il che significava che psicologicamente questo incontro non avrebbe dovuto essere così difficile per Jack. «Dove era stato per tutto questo tempo?» si chiedeva il ragazzo. Glielo avrebbe raccontato lui stesso. Quando l'ora si avvicinò alle care 11, Mary e suo figlio lasciarono la stanza. Lei era sempre più preoccupata. Non doveva essere troppo tardi per annullare la riunione. Lasciamola così com'era. No, non si poteva tornare indietro. Mary aveva già comunicato tutto a Jack e annullare improvvisamente l'incontro avrebbe causato al ragazzo proprio il tipo di trauma psicologico di cui sua madre era tanto preoccupata. Mary e suo figlio si diressero verso il caffè che si trovava al piano terra dell'hotel. Harry era già seduto all'interno. Quando vide l'ex moglie e il figlio, si alzò e andò loro incontro. «Papà», disse Jack a voce alta e andò incontro anche a Harry. «Ciao!» «Ciao ragazzo mio!» disse Harry, abbracciando il figlio. Mary salutò l'ex marito. E si sedettero tutti insieme a tavola. «Parlami della tua vita», disse Harry al figlio. «È divertente vivere qui, è così bello. È la prima volta che io e mia madre facciamo un viaggio così bello. Siete fantastici!» «E mi sono sempre ricordato di voi», continuò il ragazzo condividendo le sue impressioni. Mary lo guardò con sorpresa. «Davvero? Mi ricordo di te. È vero, è vero. Solo che vedevo che la mamma non era molto contenta quando ho iniziato a chiedere di te. Credo che fosse perché era molto preoccupata per te. Così ho cercato di non parlare più di te davanti a lei, pensando solo a te. Dove sei stato tutto questo tempo? Io? Beh, la mamma deve averti detto qualcosa. Harry, sì. Sforzò di trattenere le lacrime. Sono stato via e non c'è stato modo di venire da te. È il mio lavoro, vedi, viaggiare in diverse città, villaggi, foreste, laghi, per esplorare zone pericolose. Questo lavoro richiede una presenza costante. E noi viaggiatori vediamo le nostre famiglie molto raramente. Non lascerà questo lavoro per permettere a me e a sua madre di vederla più spesso? Beh, qualcuno deve farlo. Quindi lasciamo che coloro che non hanno nessuno da visitare, nessuno da aspettare. Harry si rese conto di non riuscire più a contenere le proprie emozioni. Finse una telefonata urgente e corse in bagno. Sì, a volte anche gli uomini hanno bisogno di piangere in queste situazioni. Vedi quanto è impegnativo il lavoro di papà? Disse Mary quando rimase sola con suo figlio. Anche in vacanza, continuano a chiamarlo e a distrarlo. E perché ha bisogno di un lavoro del genere? Il ragazzo si risentì. Ognuno ha la sua vocazione. Dopo un paio di minuti Harry tornò. Ti prego di perdonarmi, ho dovuto interromperti. Stavamo parlando del suo lavoro faticoso e impegnativo che le impedisce di vedere suo figlio. Mary iniziò a sollevare il punto principale del continuo coinvolgimento di Harry nell'educazione di Jack. Sì, a proposito del lavoro. Harry, un po' esitante. Sai, Jack, ho lasciato questo lavoro. Subito dopo il telefono. L'hai fatto? Evviva! Ci vedremo più spesso adesso? Chiese allegramente il ragazzo. Sì, ci vedremo sicuramente più spesso. Harry guardò Mary. Beh, se alla mamma non dispiace, naturalmente. Mamma, ti dispiace? Jack sembrò sorpreso. Non mi dispiace affatto. Certo che non mi dispiacerebbe.
ma la frequenza con cui vi vedrete dipenderà molto da vostro padre. Ti prometto che ci vedremo il più spesso possibile, disse Harry con fermezza al figlio. Perché non puoi iniziare a vivere con noi come una volta? Harry non sapeva cosa rispondere a Jack. Guardò confuso la sua ex moglie. Mary cercò di uscire da una situazione difficile. È perché papà dovrà gradualmente iniziare una nuova vita, cercare un nuovo lavoro e non avrà il tempo di stare sempre con noi. E poi, quando lo farà, potrà farlo, no? Jack stava mettendo Mary e Harry in una posizione ancora più scomoda. Non si sa cosa succederà dopo. Lo vedremo allora. Mary evitò di rispondere. Harry, Mary e Jack si sedettero a tavola e chiacchierarono a lungo. Parlarono di vacanze, di mare e di viaggi, parlarono delle loro vite e fecero progetti per il futuro. La giornata non finì con la colazione al bar. Andarono tutti insieme in spiaggia. Harry iniziò persino a insegnare a suo figlio a nuotare. Era come se si capissero al volo. Anche con sua madre, il processo di apprendimento di Jack non era mai stato così interessante. Mary osservava tutto questo e ricordava i tempi in cui lei e Harry avevano appena iniziato una relazione, e quando Jack era venuto al mondo per la prima volta, era una piacevole nostalgia. Ma molto rapidamente Mary si ricompose. Non poteva prendere e dimenticare le azioni di Harry. La sua infedeltà e il suo tradimento. Che lui e suo figlio fossero riusciti ad andare d'accordo andava bene. Ma doveva mantenere le distanze per non calpestare lo stesso rastrello. Anche se Harry era cambiato molto nel frattempo. Verso sera, i tre andarono a fare una passeggiata in città. Da fuori, Mary e Harry sembravano una vera famiglia felice. Si fece buio. E tornarono in albergo. Dopo essersi salutati all'ascensore, Mary e Jack andarono in camera. Ti sei divertito con tuo padre? Chiese Mary. Vorrei davvero che passassimo tutti i giorni insieme in questo modo. Non puoi farlo tutti i giorni. Dobbiamo partire domani, proprio domani. Sì. Mary, con tutte le avventure che stava vivendo con Harry, sembrava aver dimenticato che la sua vacanza stava per finire. È un peccato. Torniamo in aereo con papà? No, lui parte più tardi. La prossima volta che lo incontreremo sarà nella nostra città. Dobbiamo aspettare ancora. Non preoccupatevi. Questa volta dovrete aspettare molto meno. Mary rispose speranzosa. Ma, mamma, perché non potete vivere insieme come prima? Te l'ho detto. È la vita. A volte dobbiamo scegliere ciò che non ci piace. Papà ha dovuto scegliere così. Ma cambieremo comunque. Faremo più viaggi come questo e vedremo papà più spesso. Ti piacerà. Ok, disse il ragazzo sbadigliando e andò a letto. Anche Mary andò presto a letto. Ma pochi minuti dopo squillò il telefono. Mary uscì silenziosamente sul balcone e chiuse bene la porta per non svegliare il figlio. Pronto, Mary, sei tu? La voce di Harry arrivò attraverso il ricevitore. Sì, hai ancora il mio numero? Come vedi. Ebbene? Come sta Jack? Gli hai parlato? Sì, gli ho parlato. È felice. È fantastico. Allora, camminiamo di nuovo domani? No, partiamo domani. Me ne ero quasi dimenticato. Per fortuna il promemoria sul mio telefono ha funzionato. Oh, è stato veloce. Mancano solo 3 giorni e domani non potremo proprio vederci. In mattinata, per un po'. Solo noi due. Ho detto a Jack che la prossima volta che vi sareste incontrati sarebbe stato dopo il nostro arrivo. Perché hai così tanta fretta? Oggi ha già fatto troppe esperienze. Credo sia meglio costruire un rapporto graduale. Probabilmente ha ragione. Dove dobbiamo incontrarci? Andiamo al giardino pubblico nel cortile dell'hotel. Va bene, allora. Buonanotte, allora, e ci vediamo domani. Questa volta Mary si addormentò rapidamente. Nonostante l'imminente conversazione con l'ex marito.
L'insonnia della notte scorsa e la giornata intensa avevano avuto il loro peso. «Mamma, dove stai andando?» chiese Jack nel sonno quando vide la madre uscire di nuovo. «Sto uscendo. È stato veloce. Vai a dormire, vai a dormire». Mary uscì rapidamente dalla stanza, prese l'ascensore che scendeva al piano terra e uscì nel cortile dell'hotel. Harry non era ancora arrivato. «Perché sono uscita così presto?» pensò Mary. «Avrei dovuto fare tardi. Avrei dovuto essere più eccitata». Ma l'attesa non fu lunga. Non passò molto tempo prima che Harry entrasse nella piazza con il suo vestito chiaro e il suo grande cappello. «Ciao! Hai aspettato a lungo?» «No, solo qualche minuto. Senti, visto che ci prenderemo di nuovo una pausa, non grande, ovviamente, solo un paio di giorni, ma una pausa. Volevo chiederti una cosa. Sei riuscita a perdonarmi, dopo tutto?» «Sì, l'ho fatto», rispose Mary con calma. «Raramente serbo rancore a lungo. E cosa c'è da offendersi?» «La tua debolezza?» «La debolezza non è un crimine, quindi puoi conviverci. Non serbo rancore nei suoi confronti. Lei è una donna molto saggia. Non sono riuscita a dormire per molto tempo. Continuavo a pensare a Jack e a te. Ricordi che mi chiese perché non potevamo tornare insieme? Ricordo che me l'ha chiesto di nuovo ieri sera. Quindi forse ha ragione, dopo tutto. Se mi hai perdonato, se andavamo così d'accordo con Jack, perché non ricominciamo? Che te ne pare? Ti va bene? No, disse Mary dopo un breve silenzio. Quanto è stato difficile per lei pronunciare quella parola? La possibilità di ripetere la felicità coniugale del passato si affacciava. I sentimenti di Mary per Harry stavano tornando a salire, ma si trattenne. Mary ricordò l'avvertimento che si era data allora sulla spiaggia di non calpestare lo stesso rastrello. Asti, sì, avrebbe potuto rivelarsi proprio quel rastrello. Tutto era precipitato troppo in fretta e troppo bruscamente. In effetti, conosceva il nuovo Harry solo da pochi giorni e l'inizio di una relazione seria e di una vita insieme non era sufficiente. E il perdono che aveva concesso a Harry non significava affatto che potesse iniziare quella relazione. Sollevare un rancore era una cosa, impedirne uno nuovo era un'altra. Harry non si oppose al rifiuto di Mary. Scosse la testa e disse: «Capisco la tua risposta. Non mi perdonerei affatto se fossi in te. Ma ti ringrazio già per questo. L'importante è che il mio rifiuto non influisca sulla riapparizione del bambino come padre. Non deve preoccuparsi di questo. Sarò lì non appena arriverò. Mi mandi un messaggio quando arriva. E poi mi farò sentire. Ok. Non perdetevi neanche voi. Questa volta non mi perderò». Mary dovette tornare in camera e prepararsi per l'aeroporto. Sia lei che Harry volevano chiaramente abbracciarsi per salutarsi, ma non lo fecero. Forse, dicendo di no, Mary aveva fatto la scelta più difficile della sua vita. In genere era stata una persona ribelle nella sua vita. Fin da bambina. E qui aveva superato tutti i suoi sentimenti. Mary aveva dimostrato a se stessa di essere una donna forte e indipendente. Mentre si girava, sentì Harry chiamarla. «Aspetta un attimo. C'è altro?» «Sì. Dimmi, per favore, il tuo rifiuto è definitivo? O c'è ancora qualche possibilità per me?» «Vedremo», disse Mary. Si diresse velocemente verso l'albergo. Già in ascensore, le lacrime le salirono agli occhi. No, erano lacrime, non per il triste addio a Harry. Dopotutto, tra pochi giorni si sarebbero rivisti. Erano lacrime di gioia per le nuove esperienze, per le nuove pagine di vita. Durante questi giorni di vacanza, Mary aveva imparato ad avere un atteggiamento diverso nei confronti della vita, a gestire le proprie emozioni e i propri sentimenti. A trovare un padre per il suo bambino, ma allo stesso tempo a non entrare in una relazione insensata e ingenua con Harry. È il tipo di equilibrio che solo una donna saggia può trovare.
ed è esattamente quello che Mary è diventata in questi caldi giorni d'estate.